Licei Lioi e Pigafetta. Qui i maturandi più bravi sono usciti dopo 4 ore e mezza dall'inizio della prova d'italiano. In diversi hanno scelto il brano di letteratura di Giorgio Bassani, anche se, dicono, come autore in quinta non era stato studiato. Nel complesso, tracce non difficili. Fattibile, fattibile. Giorgio Bassani, Sì. un libro che avevate già studiato o sei andato a improvvisazione, insomma? Beh, diciamo che comunque l'argomento dell'antisemitismo l'abbiamo affrontato a scuola, però il libro era nuovo, sì. Fattibili direi, facili no, dipende da come vengono trattati comunque, da come vengono percepiti, però diciamo che era fattibile. Il giardino dei Finzi Contini l'avevamo letto l'anno scorso, però diciamo che il tema dell'antisemitismo si poteva approfondire in diversi modi. La traccia lasciava libertà se descrivere cioè, approfondire l'aspetto antisemita o l'aspetto di emarginazione e discriminazione razziale in genere, che è più attuale di così, insomma. Parlava della creatività, quindi ho puntato più sulla produzione, il fatto dell'alienazione del lavoro e della produzione nei giorni nostri, sì. A distanza di 24 ore ci sarà la prova scritta, cosiddetta tecnica, che varia da indirizzo a indirizzo. Ancora tanta ansia da smaltire. Questi giorni come hai vinto l'ansia pre-esame? Se l'hai vinta. Ecco, esatto, mi sa di non averla vinta. Dormito poco la scorsa notte, come immagino tutti, credo. Respirando tanto e rilassandomi il più possibile, la sera dormendo un po' il più possibile, diciamo, non. Riesci a dormire? Così così, anche perché col caldo, insomma. Tecnica nessuna, ho tentato di chiacchierare un pochetto, ho tentato di pensare che fosse una prova come tutte le altre, come le simulazioni, e visto che avevo passato quelle, riuscivo a passare anche questa. Io ero abbastanza tranquillo fino a ieri, poi ieri sera qui c'è usanza trovarsi tutti quanti a Monteberico, tutti maturandi e quando sono arrivato lì, tutte queste persone che devono fare gli esami, che si trovano nella mia stessa situazione, quello mi ha fatto abbastanza paura.